Allora, il Ponte sul Tevere è un progetto del 2006, quindi parliamo di parecchio tempo fa, di diverse amministrazioni fa, e quindi mi viene un po' da sorridere, no, che oggi viene proposta questa mozione chiedendo all'amministrazione 5 Stelle la realizzazione di questo ponte. È un ponte particolare, è stato previsto una struttura in acciaio lunga in un'unica campata 280 metri e con viadotti di approcci. Come potete capire è una realizzazione molto particolare, un'opera molto particolare. Pensate che al tempo quest'opera fu stimata per la sua costruzione in poco più di 135 milioni di euro. Allora io mi chiedo, opere così importanti, cioè chi mi conosce lo sa, non possono essere chieste con una semplice mozione in consiglio. Allora cosa voglio fare? Io chiedo a chi, ai proponenti, di ritirarla. Anche perché devo dire che con il presidente Enrico Stefano avevamo già detto, senza che avevamo visto questa mozione, di fare insieme una congiunta a fine febbraio, inizio marzo. Perché queste tempistiche? Perché è importante anche vedere come si procede sui progetti previsti dal PUMS, tra i quali proprio questo ponte sul Tevere. Ne volevamo parlare in commissione, se vuole il consigliere Zannola è invitato, lo inviteremo ufficialmente insieme agli altri proponenti, però non si può portare una cosa così importante come una mozione, anche perché le amministrazioni ci hanno preceduto dal 2006, voglio dire, avrebbero potuto fare di tutto, portare già il progetto da fattibilità definitivo, iniziare le conferenze di servizio, voglio dire, avrebbero potuto fare di tutto. Quindi ora noi è chiaro che ci prendiamo il nostro tempo, riproponiamo io e il presidente Enrico Stefano il ritiro di questa mozione per portare il dialogo insieme a questa mozione, a quello che propone questa mozione, nelle competenti commissioni, che non possono che essere mobilità, ma soprattutto lavori pubblici, perché è il dipartimento competente sulle grandi infrastrutture di questo tipo, come il ponte della Scafa. Quindi io, Presidente, lancio questa richiesta ai proponenti. In caso contrario, poi vedremo, perché voglio sentire cosa rispondono. Grazie. Tra l'altro, prima di concludere, voglio dire che chissà, chi sta nella mia commissione, ma chi sta in quest'Aula, sa perfettamente che quando io dico che porterò un argomento nella commissione lavori pubblici, poi mantengo comunque l'impegno e anzi portiamo avanti poi i lavori in quella sede. Grazie. A lei.